Un detto dice che dietro un grande uomo c'è sempre dietro una grande donna, ma nel nostro caso anche dietro un grande trail c'è sempre dietro una grande scarpa. E questa scarpa potrebbe essere proprio questa, Ocam Fate Speed 4. Per grandi trail intendo tutti quei giri lunghissimi ma bellissimi, sia in gara che in allenamento, che ci fanno arrivare a casa stanchi ma felici di aver fatto tutti quei chilometri. E la scarpa, a maggior ragione, deve darci garanzie di stabilità, ammortizzazione e grip. E queste caratteristiche la Ocam Fate Speed 4 le possiede tutte. Nel corso della recensione farò un piccolo confronto anche con la Speed Goat 5, una scarpa che molti di voi conoscono già, non tanto per decretare qual è la migliore fra le due, quanto per farvi capire al meglio tutte le caratteristiche che andrò ad elencarvi. Ma come al solito, per capirlo meglio, andiamo a correre. La Mafate presenta un'altezza da suolo di 33 mm nel tallone e 29 mm nell'avampiede, drop 4 quindi, il giusto compromesso per dare una sensazione di naturalezza alla nostra corsa. Il peso importante, 295 grammi nella taglia US 9, immagrita comunque di 21 grammi dalla versione precedente, grazie soprattutto al battistrada, sempre Vibram Mega Grip, ma nella versione Light Base. Un'altra differenza rispetto al modello 3 è la tomaia, che ora è in jacquard mesh, che ha reso la scarpa ancora più traspirante, visto che è stata pensata per lunghe distanze e quindi molte ore di utilizzo. Sui lati della scarpa sono sempre presenti inserti termoplastici che robustiscono tutta la parte del collo del piede e i passaggi dei lacci. La parte anteriore del piede è protetta da tutta questa gomma che copre perfettamente la larghezza delle dita e dal battistrada che arriva quasi fin sopra l'alluce. Anche nella parte posteriore del piede, la presenza della conchiglia non solo tiene fermo il tallone, ma lo protegge dagli urti, grazie anche a questi morbidi inserti presenti sui lati, mentre il collarino così pronunciato si prende cura del nostro tendine di Achille. Tornando ai lacci e ai loro passaggi, ho notato come rispetto ad altre scarpe i lacci facciano un po' fatica a scorrere all'interno delle asole, per cui bisogna tirarli singolarmente per trovare il giusto bloccaggio del piede. Avrei preferito delle asole un po' più grandi o fatte di tessuto invece che in TPU, ma a parte questo piccolo aspetto negativo, vi posso assicurare che le scarpe non si sono mai slacciate. La linguetta della scarpa è rimasta in mesh, molto robusta e corposa, che blocca perfettamente il piede e rende confortevole la calzata della scarpa senza trasmettere al collo del piede la tensione dei lacci. La calzata è molto ampia, anche perché la tomaia si raccorda con un raggio molto largo sul collo del piede, dando la sensazione di avere tanto spazio, che giova chiaramente alla stabilità della scarpa. Mentre per la Speed Goat esiste la versione classica e la versione wide, per la Mafate esiste solo una versione unica. Oka adotta il mezzo numero secondo la numerazione americana, che in Italia corrisponde quindi ai 2/3. Se avete già una scarpa Oka da strada, consiglio quindi 2/3 di numero in più. Rispetto alla Mafate 3 o alla Speed Goat consiglio lo stesso numero. Una delle caratteristiche principali della Mafate rispetto alle altre scarpe della casa americana è la sua stabilità, data dall'utilizzo della mescola a doppia densità Profile Plus, più morbida a contatto con il piede, più stabile a contatto con il terreno. La scarpa pertanto risulta molto comoda e grazie alla sua stabilità vi affaticherà meno, peccando un po' sulla reattività. Per cercare quindi di dare un po' più spinta ai nostri piedi, le hanno chiamate non a caso Mafate Speed, Oka utilizza la tecnologia Meta Rocker, ossia ha realizzato la scarpa con questa forma a barchetta nell'avampiede, per creare un leggero sbilanciamento in avanti che aiuta ad essere più propulsivi. Altro punto forte della scarpa è certamente il battistrada in Vibram Mega Grip Light Base, cioè utilizzando sempre la mescola Vibram Mega Grip è stato ridotto lo spessore della suola in modo da alleggerirla. Attenzione, è stato ridotto solo lo spessore della suola, non dei tacchetti, per cui non pensate che la scarpa si consumi prima. I tacchetti anzi sono di ben 5 mm, con la tecnologia Traction Lag, ossia hanno inserito questi scalini che servono ad aumentare la superficie di appoggio e quindi il grip. Le ho provate sia sulle rocce che sul fango, la trazione e la tenuta è sempre stata buona. I tasselli sono disposti in due direzioni, in modo da dare trazione in salita e frenare in discesa, grazie anche alla parte finale del tallone leggermente smussata e rivolta verso l'alto. Una piccola curiosità, per chi non sapesse cosa significano i tre codici scritti sull'intersuola, è molto semplice, sono tre informazioni che riguardano la scarpa. Il primo codice ci dice l'altezza del piano di appoggio della scarpa rispetto al terreno. Il secondo codice indica la quantità di volume della scarpa, ossia un'informazione importante sull'ammortizzazione, mentre il terzo
indica il peso della scarpa, 295 grammi appunto nel nostro caso. Vi ricordo che sarebbe edificante da parte vostra se vi iscriveste al canale per non perdervi le mie prossime recensioni e quelle di tutto il team 2024. Ma quindi, quali sono le caratteristiche che differenziano la Mafate dalla Speed Goat, che probabilmente è la scarpa più popolare di Oka per il trail? Sono due scarpe simili ma diverse. Sono entrambe pensate per lunghe distanze per garantire comodità ed ammortizzazione. Hanno entrambe lo stesso drop e la stessa altezza da terra. La Speed Goat è più rigida, ha un'unica mescola nell'intersuola che le dona più reattività. Risulta essere più morbida ed il contatto con il terreno risulta perciò molto smorzato. Il grip è buono, ma la Speed Goat soffre sui terreni fangosi perché ha dei tasselli con una forma più larga rispetto alla Mafate. La Mafate invece è più flessibile, ha molta più stabilità e risulta essere più tecnica perché ha un grip superiore e la sensibilità con il terreno è migliore. Sono entrambi grandi scarpe e scarpe grandi, faticano soprattutto nei traversi e nei single track perché risultano un po' ingombranti. La Speed Goat è un po' più portata per la corsa, la Mafate un po' meno. Sono entrambe scarpe da utilizzare per lunghe distanze, anche per atleti pesanti, visto tutta la loro grande ammortizzazione. Esistono due principali aspetti negativi di questa scarpa. Il primo è il fatto di avere parte dell'intersuola a contatto con il terreno, che potrebbe rovinarsi prima del battistrada, soprattutto sulle rocce più puntite. Queste Mafate Speed 4 sono già il mio terzo paio di Oka che hanno questa caratteristica. Potete vedere che nelle mie Speed Goat, le mie scarpe precedenti, ho consumato comunque prima i tacchetti dell'intersuola. Sarebbe comunque un aspetto da migliorare. Altro aspetto negativo è il peso, ma considerate che dal modello 3 la scarpa si è già alleggerita scendendo sotto i 300 grammi, senza snaturare le sue caratteristiche di comodità e protezioni, per cui non spaventatevi. Queste scarpe sono adatte quindi ad atleti mediamente pesanti dai 70-75 kg in su. Come tutte le scarpe da trail, anche le Mafate sono scarpe neutre, ma grazie alla loro stabilità sono sicuramente un modello indicato ad atleti pronatori, come nel mio caso, con l'eventualità comunque di poter sostituire la soletta. In conclusione, se state cercando una scarpa per lunghe distanze o una scarpa stabile ed ammortizzata per ogni allenamento, se fate percorsi in cui c'è poco da correre ma tanto da far fatica sia in discesa che in salita, se prediligete la comodità alla pura performance, allora la Mafate è la vostra scarpa. Io spero di avervi raccontato tutta la verità su queste Mafate Speed 4. Se vi è piaciuta mettete un like e scrivetemi qua sotto i vostri commenti. Io nel frattempo vi auguro buone corse e ricordate, più cuore che gambe.